Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Oggi finalmente si va ai ghiacci candidi per sconfiggere il Pokémon regale che si è imbizzarrito, Avalog. Già si è intravisto qualcosa. Quello è un tempio. Tempio di una città che conosciamo bene. Ebbene, eccoci finalmente qui in questo gelido seppur nuovo campo base. Ben pochi si spingono fino ai ghiacci candidi, fatta eccezione forse per alcuni membri della squadra manifatturiera di Mr. Taohua, sempre in cerca di materiali. Ah, e che cosa troviamo qui? Ma noi della squadra di ricerca non ci tiriamo indietro davanti a niente. Impavidi ci spingiamo ovunque ci siano Pokémon da studiare. Pare che l'arena dell'iceberg dove risiede Avalug sia in quella direzione, ma ti avviso, la strada è lunga. Placare Avalug si prospetta un compito davvero ostico. Cerca di ascoltare con attenzione Perula e Damon e non strafare, sii gentile. Cioè devo essere gentile anche nel non strafare? Da sola? Fammi leggere, Perula? Comunque sia, sì, fa fresco, Perula. Ma come fai a non morire di freddo? Freddo? Veramente io mi sto praticamente squagliando. Se hai freddo già adesso siamo messi proprio bene. Il vero gelo deve ancora arrivare. Sto cominciando a pensare che le differenze fra i nostri team c'entrino poco con il fatto che io e te non andiamo mai d'accordo su niente. Come potrai mai andare d'accordo con della gente che venera una divinità fasulla? Perdona il linguaggio schietto, ma è la verità. Il sommo sinno ha creato lo spazio e non il tempo. Mettetevelo bene in testa. Certo, certo, credi pure quello che ti pare. Tornando ai discorsi più seri, dove siamo diretti? Dal mio maestro, che se ne sta sempre nello stesso posto. Parli di Otis, giusto? E dove sarebbe? Ai blocchi d'Avalug, ovviamente. Te l'ho detto che saremmo andati in un posto ancora più freddo, no? Beh, l'hai sentita. Pronto ad andare, Link? Anch'io preferisco il freddo come Perula. Ehi, ma dove vai? Hai intenzione di lasciarci qui per caso? Quanto mi dà fastidio la gente che va sempre di fretta, come se fosse sempre a corto di tempo. Beh, a me pure fa imbufalire chi ha troppo tempo da perdere, diciamo, mentre tu aspetti. Vediamoci alle 5 e poi loro arrivano alle 5 e mezza. Mi dà un po' fastidio, quindi questa volta c'ha ragione Damon. Beh, allora ci vediamo ai blocchi d'Avalug, Link. Fai attenzione, mi raccomando. Io farò attenzione, ma catturerò anche tutta quanta la fauna locale, perché... il Pokédex sa da fare. E non sto messo male con i Pokémon di cui ho completato le pagine. Ne ho visti 147, catturati 122. Insomma, mi sto dando da fare, Vediamo un po'. Allora, per evolvere Sliggoo ci vorrà ancora un po' di tempo. Già vedo della roba là sopra. Quello è minerale duro, credo che sia. Allora, per catturare quello Snorunt bisogna essere attenti. Oppure... fare così. Mi fai lo sniperino paperino, mi fai? No, senti, allora. Vabbè, sono scemo io allora, scusami. Snorunt. Oh, e insomma. E cominciamo male, Cominciamo malino, cominciamo, ragazzi. E non mi prendeva Snorunt. La prima volta sì, perché vabbè, ero io che non ci ho beccato, ma dopo no, iniziava a essere pesante la cosa. Allora, dove devo andare, mi dice la mappa? Là. Quindi io andrò da tutta quanta altra parte. Lo sapete bene che se mi seguite lo sapete che esploro sempre. Allora, ma Weirdil prendiamo? Ok, Weirdil è un pochino più veloce qui sopra. Oh, fiammella! Qui ce ne sono 20? Sì, 20 qui. Vai Snizzler, sei tutti noi. Ah, non si può andare oltre. Va bene. Dolore. Qui non sembra ci sia altro da prendere, a parte un altro Snorunt. Stavolta sì.
Ah, vabbè, niente. Avevo paura che si librasse. Sbaglio mio. Non è che sono a corto di Ultra Ball comunque, eh. Ok, ora vado sul serio. Dunque, vabbè, le Ultra Ball, sì, ne ho sprecata una, ma... Ah, ma bisogna scendere. Io volevo farmi la salita, volevo farmi. Ed è quello che farò. Altri Apom. Non che mi stiano antipatici, ma non mi servono al momento. Guardalo come si arrampica. Oh, insomma, è tanto meglio di qua. Era meglio arrampicarsi di qua. Sopra c'è altro? No, non credo. È bello il PG che se ne sta lì dietro con gli occhietti aperti. Ah, la neve. Oh, sì. È per il minerale? Sì, vabbè, ma scusami. Ah, oh! Non l'avevo vista! È comparsa all'improvviso. Eh sì, quando è giorno compaiono all'improvviso. Devo stare attento a non morire. Ok. Allora, mi chiedo però se io debba andare qua sotto oppure posso continuare dritto. Eh sì, posso anche continuare dritto volendo, da quello che vedo. Ci sono dei Pulsefind lì. Però credo che me ne andrò qua sotto. Ok, di qua. C'è un altro Snorunt. Mi piaceranno le bacche arancio o le bacche a mela? Toh! No, tu! No, però le Ultra Ball no. Mannaggia. Pensavo di avere più Mega Ball, invece era una sola, mi sa, vero? Non ci guardo spesso perché ce l'ho a mente quello che ho nel borsello, ma... Scusami. Ok. Niente. Oggi, poco ci. Allora, ne catturo tanti, non per qualcosa, ma perché mi serviranno per i Pokédex. Quindi ne catturo... Abbastanza. Ok, non mi ha visto lui. Due senza farmi notare, che mi completano task del Pokédex di... Ohia. Bergmite. Ah, è cattivo? Nah. Toh, è Machamp, dai. Almeno con Machamp sono sicuro di fargli male. Mi sa che gli faccio tanto male. Sì, tantissimo. Dunque, di qua c'è un altro Bergmite che potrei provare a prendere. Niente, mi è partita la Pokéball. Vabbè, le Pokéball tanto sono quelle più facili, meno dispendiose da creare. Ne posso fare a bizzeffe. Quindi, se era una Ultra Ball era peggio. Oggi ho le mani scivolose. Allora, un altro Snorunt che intendo prendere. Senza farmi notare, però, possibilmente. Ma questo è preso. Ok, da lì si scende. Quindi Snorunt comunque si è mangiato la bacca mela prima. Quindi gli è piaciuta. Ora scendiamo. E qua c'era un Pulsefind. Baneri qui. Che ci va qua Baneri?
Vai. Non mi deve aver visto lui. Ok, preso. Ok, attenzione, attenzione, non facciamoci sentire da Porcefine. Mi ha visto, mannaggia. No, lui, c'era Porcefine dietro. Mannaggia. Ehi, pom del cavolo. Buonanotte. Boia, però. Vabbè, dovrei farlo fuori con assorbipugno e recuperare tutta la salute. O quasi. Beh, insomma, altri 90 punti ci mancano. Ma non troppo. È troppo forte il mio Machamp. Allora, non che mi dispiace dover allenare uno Swinub, però... Ma non mi ha visto lui. No. Non mi hai visto, quindi perché scappi? Da cosa corri? Non sfuggire al tuo destino. Questi baneri non me ne faccio nulla. Perché tanto... vabbè, però, allora no, quella proprio si è spostata da sola. Non so come è stato possibile. Ok. Beh, ti becco. Occhi occhietti. Aia. Dunque, tipo terra, quindi ve le impuntura niente. Andiamo con le Pokéball. Ultra Ball, vai. No. Niente, quello fugge. Vabbè, lo farò evolvere. Farò evolvere. Chi è che rompe le scatole? Eccolo di prima, con rinforzi, vieni. Toh. Vieni, 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 vieni. Ho perso un po' di membri per catturare questo Porcefine, ma sarei comunque tornato a casa base una volta preso. Per curarmi. Oi, oi. Ok, non si è liberato. A posto, torniamo all'accampamento. Wow, è lontano come accampamento, ci picchia. Ah, rieccomi. Dato che ho catturato praticamente tutto quello che volevo catturare, ovvero i Swinub e i Porcefine, posso andare tranquillo, vero? Non dovrebbe, oddio, potrebbe Ghastly in Lores, ma non fa niente. Ghastly non mi interessava molto. Oddio, qua ci sono i Burm addirittura. No, cos'altro c'è qui? Non possono esserci Burmy con questo freddo. Infatti c'è Wormadam. 46, mamma mia. Dove l'ha sparato quel lanciafiamme? Mi ha dato una baccaperina che scongela per l'appunto. Va bene, va bene. Ho catturato molti Swinub. Ugleli. Fermati. Niente, non l'ho preso. Mannaggia te. Ma perché non... Ma quanto sta lontano che non ci arriva? Oh! Mamma mia, neanche il Pokémon ci è arrivato. Quanto era lontano? Allora, lanciafiamme di circostanza. Ok, contro quello che sta di là non devo usarlo. Bene. Appuntato. Allora, cosa posso usare per rallentare i movimenti? No, per non farmi notare. Perché rallentare i movimenti? Magari se stava un po' più vicino era meglio. Niente, proprio è lontano proprio. Allora lo blocco così, lo blocco. Ma no, allora... No, senti, non è possibile. Come fanno ad arrivarci?
Ma quello era alfa, ce n'era uno alfa. No, mi fa specie come non ci arrivi. È questo che non capisco, perché non ci arriva? Boh. Non per qualcosa, ma per capire. Amico mio. Bora, ma come ti tocco tu muori. Muori, vabbè, poi va KO però. Sciagura? Ah. Vai, riprova con la Ultra Ball, dai. Preso. Bene. E mi starebbe bene anche così. Lì c'è l'alfa che non voglio neanche sapere che voce abbia. Proprio mi fa paura l'alfa. Anche se... Ok, lì c'è Haunter, altri Pulse, fine. Insomma, un'altra grotta lì. Ma io devo andare... Devo arrivare qua io. Ok, qua c'è un'altra richiesta. Dato che devo arrivare qui, preferisco andare per il punto per il quale devo andare. Tanto posso sempre tornarci poi per conto mio a esplorare, no? Ok, qui c'è la fiammella. Ah, ma... sì, però. Ah, ok, qui ci sono i Bergmite. Voglio provare sta cosa che rallenta il movimento. Non esiste! Non funziona! Chi è che mi ha visto? Glalie? No. Troppo lontano. Niente, me lo sono immaginato. Insomma, drift... Vabbè, roba che già ho visto comunque. Aoi! Dall'alto! Attacco dall'alto! Yuppie! No! Amami! Devi amarmi, piccolo Bergmite! Io ti voglio allenare! Ok. Presi tre. Quindi già una task è completata per lui. Ah, non voglio parlare con voi. Devo prendere... Qui. Questa fiammella che è più importante di voi. E di là c'è un'altra civiltà, Del team Perla. Ah, io ci andrei giusto per fare una cosa, per vedere una cosa. Perché se dal team Diamante c'era Max, come foto, insieme a Nardo, non so chi ci possa essere di qua, se non Ivan. Ma non qualcun altro. Ma poi, cioè, a parte Ivan, chi però? Anche Perla si interroga. Ok, interroga, come procedere. Ok, gentaccia. No, per dire. Vediamo un po'. Allora, abbiamo Ivan sicuramente. Sì, però anche Nardo. E quello è Ivan. Mi chiedo che ci facciano loro due col Team Perla e Team Diamante. Perla era così piccola quando è stato addestramento per diventare reggente che non ha mai avuto amici della sua stessa età. Ah, quindi da giovani le allevano, Va bene. No, no, non è che sono molto interessato a parlare con loro, è che voglio semplicemente andare avanti. Ma volevo vedere se effettivamente qui c'era Ivan, dato che di là c'era Max, al Team Diamante. Ok, che Avalug è un Pokémon regale, ma è questo? Spero di no. Guardalo! Guarda questo! Con il simbolo del Team Perla con il, fatto coi peli! Ma dai! Ma che mi significa? Damon tutto ricoperto di neve. Ah, però... In che bel posto desolato in ospitale ci ha portati, Perla. Grazie tante. Ci troviamo davanti al capitano di Avalug, nonché mio onoratissimo maestro. Quindi bada come parli e porta rispetto, Damon. Iniziamo con le presentazioni. Il mio nome è Otis, sono uno dei capitani del Team Perla. E tu sei Link del Team Galassia, dico bene? Ho una domanda per te. Perché sei venuto a placare Avalug? Perché è in collera. Lascia che ti chieda dunque una seconda cosa. Cosa c'è di male nel fatto che sia in collera? Può causare valanghe? In teoria le valanghe sono cause naturali. Permettimi allora di farti un'ultima domanda. Io veramente gli avrei detto perché, essendo in collera, soffre.
Ha talmente tanto potere il Pokémon in collera che soffre perché non sa come scaricarlo. Gli fa male. Metti da parte gli incarichi, le missioni, i compiti del Team Galassia. Cosa desidera il tuo cuore? Placare la sua collera. Avalug, il re delle nevi, non ha causato nessun problema, né a persone né a Pokémon. Maestro Otis, la prego, non si scaldi troppo. È vero che Avalug non ha causato problemi fino ad ora, ma se dovesse cedere alla collera con la stazza che si ritrova, sarebbero guai per tutti. Non è forse il nostro dovere fare il possibile perché ciò non accada? Non nego la validità del tuo ragionamento. Se le cose stanno così, allora dobbiamo accertarci che questa persona sia all'altezza della situazione. Il valore non lo si dimostra a parole, lo si sa già con mano sul campo di lotta. Ma adesso basta tergiversare. Fuori Pokémon! Sono pronto. Io però la vedo in un'altra maniera. E poi vi dico qual è. I miei muscoli sono possenti e saldi come il ghiaccio. Riuscirai a far breccia? Ti risciolgo. Volevo dire, no? Se, dato che a quanto pare il fulmine che ha mandato in collera tutti i Pokémon è caduto una volta e ha fatto danno. Con una volta che è caduto. Ma solo 24 Fraffles? Dato che con una volta che è caduto ha fatto incollerire tutti quanti i Pokémon, no? Non era meglio forse fare incollerire solo un Pokémon tipo Kleavor e poi appunto aspettare, far raccontare la storia del fatto che ha causato problemi e quindi che arrivasse alle orecchie di tutti e poi magari far incollerire qualche altro Pokémon? Io la vedo così. Secondo me era meglio far passare tipo dei giorni, far arrivare le voci a tutti e far capire che i Pokémon incolleriti non sono poi questo gran bene che si pensa, come meglio che pensava che fosse un dono del sommo Sinnoh far incollerire i Pokémon, no. Però a quanto pare l'ho rimasto soddisfatto. Fantastico, incredibile! Questo sì che si chiama rompere il ghiaccio! Avete il mio bene placito, con lui potete stare tranquilli. Grazie mille, maestro Otis. Sono ancora molti quelli che dubitano di Link. E come biasimarli? In fondo è caduto da uno squarcio nel cielo. E anche uno dei vostri, vi ricordo, Andy. Ma io credo in lui. Se avete davvero intenzione di placare Avalug, procuratevi del ghiaccio perenne e dirigetevi al sito regale. Ah, Gelomai! Il nuovo Gelomai! Per ottenere del ghiaccio perenne dovrai volare in alto, quindi ti servirà l'aiuto di Braviary. Per farla breve, devi trovare una ragazzina di nome Wasabi. Non farla breve, falla come si deve. A forza di cercare in fretta finirai con il perdere ancora più tempo. Avalug è uno del Team Perla, no? Mi sembra un po' strano che sia io a dover spiegare come stanno le cose. Ma se insisti, Avalug va matto per il ghiaccio perenne, che si trova in cima ai blocchi glaciali, in quest'area. Ma scalarli è impossibile, persino per Snizzler, figuriamoci per un essere umano. L'unica è arrivarci dall'alto in groppa a Braviary. Ed è qui che entriamo in gioco noi del Team Diamante. In realtà il mio maestro è quasi riuscito a scalarli una volta, pare che fosse arrivato a 2 metri dalla cima. Chi la dura la vince, non è vero? C'è una cosa che devi sapere su Wasabi. Diciamo che è una tipa un po' singolare, ecco. Beh, se andrai al Tempio di Punta Neve, scommetto che la incontrerai e capirai tu stesso che intendo. Ma che... Wasabi! È verde. Ho visto tutto con i miei poteri di chiaroveggenza. E ora giochiamo a guardie e ladri. Vediamo se riesci a raggiungermi. Ma cosa? Avevi ragione. È davvero una tipa singolare. Ma che ci fa lì? Tu pensi a raggiungere Wasabi? Io approfitterò di questi momenti liberi per allenarmi. Vedo. Il freddo fortifica, ma se ti ammali ti fortifica un cavolo. Il re delle nevi Kleavor. Ma scusami, posso salire qui? No. Ah, ma... Ok. Posso salirci da qui. Però... Quindi Snizzler non può aggrapparsi al ghiaccio? Mi presento, il mio nome è Wasabi. Proprio una bimba. Piacere di conoscerti, Link. Piacere di conoscerti. Ho sentito molto parlare di te. Dicono che sei forte. Giocare con te potrebbe essere divertente. Con te. So che hai bisogno dell'aiuto di Braviary per placare Avalug. Te lo concedo, ma una condizione. Prima devi acchiapparmi. Andiamo, Braviary!
sì, ma... No. Santo cielo. A trovarla, mo. Penso che si veda in mappa dove va. Il dormiente re delle nevi. Ah, ma... Me lo indica. Però è un po' difficile, mi sa, arrivarci, no? Ma dove è arrivata? Allora, questa porzione di montagna la può scalare anche Snizzler, credo, eh? Perché vedo che è rocciosa, non è ghiaccio. Anche se, niente. No. Bello Tato, io ti adoro. No, come ha fatto a arrabbiarsi? Dai. Dove mi ha visto che sono coperto dalla nebbia? Aia. Va bene, ve la impuntura. Ok, l'ho avvelenato. Ha anche poca salute, è perfetto per una Ultra Ball. Anche gli stessi colori. Bene, preso. Ottimo. Allora, andiamo fino a qua sopra. Vai, Snizzler. Saliamo. Questo che materiale è? Doppio temillo. O teamillo. Non so la pronuncia corretta. Wow, 90 gradi quasi. Oh yeah. Eccomi. Non c'è niente qui. Aspetta, no, qui ci deve essere una fiammella qui. Non c'è per davvero? A parte che è giorno e non si vede. Ma comunque, voglio provare una cosa. Palla di neve. Ok. Stavo per cascare. Che male mi facevo. Perdevo. Link! Ci vuole coraggio per avventurarsi in questo freddo. Ma dimmi una cosa. Secondo te sei riuscito ad acchiapparmi o sono io che mi sono lasciato prendere? Ah, un'altra domanda. Secondo te è vera la storia della mia chiaroveggenza? Può essere. Con Breviary, vero? Già, come potresti saperlo? Ora dovrai rincorrermi fino al tempio di Punta Neve. Prendimi se riesci. Cosa? Secondo te mi diverto a giocare a guardie e ladri con te o mi sto annoiando da morire? Chissà, eh? Andiamo, Breviary! Questa bambina mi prende per i fondelli, vero? Io l'ho capito che mi prende per i fondelli. Però vorrei prenderla in questo episodio, così che nel prossimo faccio tutto quanto Avalug. Insegui Wasabi. Va bene, inseguiamo Wasabi. Ah, ecco una fiammella, va. Stava proprio qui. Oddio, è arrivata fino a lei, è arrivata. Bene. Oh, Swinub arrabbiato. Non è per ora, Swinub. Che dolore. Ok, è una grotta, mamma mia. Volevo aggrapparmi, ma non ce l'ho fatta con... Snizzler, non mi hai fatto aggrappare. Peccato. Abomo Snow! Quindi qui c'è Snowver da qualche parte, vero? Aspetta, fammi curare che voglio prenderlo.
Certo però che alcuni Pokémon sono fatti di cartapesta, eh. Allora io posso volare fino al Campo Perla. Bene, quindi vado a riposarmi. Campo Perla, quindi devo arrivare là sopra. Ok. Una bella scalata. Vai, cominciamo. Ok. Ci sono Pokémon qui, ma non credo. Forse più in alto. Pokémon che poi neanche si avventurano qua sotto. Perché, beh, per ovvi motivi c'è la civiltà. O magari non ci sono proprio. Anche se sento voci. Wow. Ah, ci sono, ma... Ah, Rufflet! Ok, probabilmente è Rufflet di Hisui. Ok, sono nel suo campo. Non... Ok, sono vicino. Vai. Ok, preso. Perfetto. Ok, posso andare ora. Ok. Eccomi. Eccoti qui, Link. Sai come si dice, no? Più siamo, meglio è. Eccoti al tempio di Puntaneve. Fare in modo che tu possa entrare per inseguirmi ancora un altro po'. Davvero? Secondo te mi diverto a giocare a guardie e ladri con te o mi sto annoiando da morire? Chissà, eh? Niente, mi sa che concludiamo nel prossimo episodio la caccia a questa bimba. Wasabi mi ha spiegato tutto. Se per lei va bene, allora io non ho nulla da obiettare. Entra pure nel tempio. Ma attenzione, per procedere dovrai risolvere un enigma. Pare che il trucco sia osservare la direzione verso cui sono rivolte le statue. Ora che ci penso... Non c'era una specie di disegno sul petto delle statue? Oh? Davvero? Va bene, allora vedrò questo disegno nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo episodio di Legende Pokémon Arceus. Bye bye!